Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Il video di oggi è una profile di Mac, me l'avete chiesto in tantissimi, l'avevo già preannunciata nel video di ASMR che se magari vi siete persi potete trovare qua sotto nella sezione commenti pinnato. E la lista che guardiamo oggi è una lista diciamo con pochissime aggiunte rispetto allo structure. Purtroppo c'è una cartina che costicchia ancora qualche cosa che è necessaria secondo me per giocare questo mazzo al meglio e questa è una versione ovviamente control. Quindi, volendoci la possibilità di giocare questo mazzo in tantissime salse e mischiato a tanti altri deck, ma io lo preferisco buildato in questa maniera. Quindi, questo è tutto per la nostra introduzione, direi che possiamo anche iniziare con la profile vera e propria. Cominciamo dal reparto mostri, dove troviamo tre copie del nostro boss monster, ovvero il Mech Cittadella. Una grandissima carta di qualità, purtroppo non può né essere evocato normal né essere posizionato, può essere calato soltanto specialmente dall'effetto di una carta che può essere suo o di qualcos'altro. La priorità per il nostro deck è quella di mandare il prima possibile al cimitero Mech Cittadella e non solo lui, poi vedremo quale altra carta vogliamo infilare al cimitero prima possibile, per poi andare a romperci un mostro macchina terra e poterlo andare a rebornare. Una volta infatti evocato specialmente sul tavolo, il nostro Cittadella ci offrirà un ottimo effetto di board wipe solo per l'oppo, dove praticamente potremo andare a rompere un mostro macchina sulla nostra parte di campo per spaccare tutti i mostri controllati dall'avversario che hanno un attacco pari o inferiore all'attacco del mostro che abbiamo spaccato. Quindi possiamo scegliere anche se stesso come bersaglio, ma molto spesso targeteremo altro. Questo discorso di fare board wipe viene ancora più abusato dal fatto che non è l'unica carta che abbiamo per pulire tutto quello che può essere calato di problematico sul campo. Monocopia di Mech Fortezza. Anche lui prima tocca il cimitero meglio è. Lo possiamo specialare da mano oppure da cimi, scartando mostri macchina che sommando i livelli arrivino a un totale di 8 o superiore. Quando in mano possiamo anche scartare se stesso, che è un'ottima cosa. E questa carta ha due effetti che non conosce nessuno e tutti praticamente si beccano le belle cose che fa Mech Fortezza. Quando viene distrutto in battaglia e mandato al cimitero, possiamo targettare una carta dell'oppo e spaccare. Il che significa che possiamo anche, se siamo un po' disperati, specialarlo, schiantarlo contro qualcosa di più grosso, parti dal suo effetto, spacchiamo una carta dell'oppo e quindi non siamo costretti ad aspettare che lo faccia l'avversario. E l'effetto addizionale, quello che è veramente super oscuro e che tutti si scordano che esiste, è quello che dice che se viene scelta come bersaglio di un effetto di un mostro controllato dall'oppo, possiamo guardare la mano dell'avversario e scartargli una carta. Procediamo con il 3x di Mech Fusoliera, su Normal ci fa aggiungere un altro mostro Mech dal mazzo alla mano e una volta per turno ha il classico effetto dei vecchi mostri unione, quindi scegli un mostro macchina, equipaggialo oppure se è già equipaggiato puoi staccarlo e ti torna praticamente sul tavolo come mostro. In più, se il mostro a cui il fusoliere è equipaggiato sta per essere spaccato, in battaglia o dall'effetto di una carta puoi invece distruggere il Mech Fusoliera. Il suo effetto di prevenire distruzione di carte può essere utilizzato in maniera intelligente dentro il mazzo perché qualche volta possiamo girare la distruzione del mostro che targetiamo con Mech Cittadella, se abbiamo equipaggiato Mech Fusoliera, o possiamo schivare alcuni degli effetti delle trappole che giochiamo nel nostro ripartino dedicato e che vedremo fra poco. Andando avanti, troviamo il 2x di Mech Spaccametallo. Se non controlliamo nessun'altra carta scoperta, lo possiamo andare a normalare senza offrire tributi, ma gli andiamo a dimezzare l'attacco originale. E su Normal o Special possiamo scegliere tre mostri terra macchina dal deck e poi l'avversario ne aggiunge uno a caso alla nostra mano. Non sono richiesti tre mostri con nomi diversi. Giochiamo alcune delle carte più importanti in ratio alti perché se non le vediamo di mano iniziale possiamo calare lui e riveliamo ad esempio, che ne so, tanto per fare un esempio, tre copie del Mech Cittadella e indovina un po' cosa ci adderà l'avversario in mano. È un altro cerchino molto carino e soprattutto a differenza di Mech Fusoliera la cercata parte anche quando viene specialato. E il nostro mazzo può specialare tutti i turni mostri dal cimitero e dal mazzo con una facilità incredibile e tutte le volte teoricamente se questi effetti risolvono, andiamo a plussare. Poi tre copie del Mech Incursore Aereo. Possiamo scartare un altro mostro Mech per andare a specialare questa carta dalla mano. E una volta per turno, durante il turno dell'avversario, possiamo scegliere come bersaglio un mostro macchina che controlliamo. Evochiamo specialmente dal deck un mostro Mech con un nome diverso, un livello pari o inferiore a quel mostro. E se lo facciamo, distruggiamo il mostro scelto. Possiamo utilizzare ogni effetto di incursore solo una volta per turno, ma stesso discorso di Cittadella, possiamo scegliere anche se stesso come target. E col fatto che ci fa scartare uno dalla mano,
ci leva potenziale brick o ci aiuta a mandare prima possibile al CIMI copie di cittadella che magari possiamo avere nella mano iniziale. Proprio per questa ragione giochiamo anche due copie di Mech il Radiatore. Anche lui si evoca in special dalla mano scartando un mostro Mech. Il suo effetto però non è attivabile anche nel turno dell'avversario. Possiamo anche qua scegliere come bersaglio un mostro macchina che controlliamo. Evochiamo specialmente da cimitero questa volta e non da mazzo come con incursore. Un mostro Mech con nome diverso, livello pari o inferiore a quello del mostro. Se lo facciamo, distruggiamo il mostro scelto come bersaglio. Per quanto riguarda il reparto di Mech piccolini, troviamo due copie di Mech Possess Deposito. Questa carta è un'ottima carta da vedere di top deck quando siamo effettivamente a partita inoltrata, perché quando viene evocata in normal o in special possiamo scegliere come bersaglio un mostro Mech nel CIMI e lo andiamo ad evocare in special in posizione di difesa, ma avrà gli effetti bloccati fino alla fine del turno. E ha anche un altro effetto carino che dice che possiamo scegliere come bersaglio un altro mostro Mech e una carta magia trappola controllata dall'oppo e possiamo rimbalzare entrambi nella mano. Poi monocopia del Rilasci Scorta, nuova carta uscita da Blazing Vortex. Quando viene aggiunta alla mano tranne che pescandola la possiamo specialare. Inoltre non possiamo evocare specialmente nulla per il resto del turno tranne che mostri macchina, che non è un problema assolutamente. E se questa carta viene evocata normalmente o specialmente possiamo mandare un mostro Mech dal deck al cimitero tranne che un'altra copia di se stesso. E possiamo utilizzare ogni effetto della carta solo una volta per turno. Però essendo comunque sia una carta limitata a un'attivazione per turno e col fatto che abbiamo un sacco di riciclo nel mazzo, in monocopia ci basta e avanza. Per concludere con i Mech, una copia di Risvendicatore ha un effetto rapido che dice che possiamo andare a mandarla via per scegliere come bersaglio un mostro Mech che controlliamo e andrà a guadagnare 1200 attacco fino alla fine del turno. Non finisce qua, perché se un nostro mostro Mech distrugge un mostro dell'avversario in battaglia mentre questa carta è nel CIMI, la possiamo raggiungere alla mano, il che significa che anche questa, quando tocca il cimitero, tutti i turni possiamo continuare a riciclarcela tranquillamente e aggiungere 1200 punti d'attacco a mostri che sono già abbastanza grossini, come Cittadella che è un 3000 o Fortezza che è un 2005, è sicuramente molto rilevante. Prima di passare al reparto Entrap, l'unica cosa da tenere in considerazione che è importante è che Possess Deposito, il Rilasci Scorta e Risvendicatore non sono terra ma sono oscurità, il che significa che se li andate a spaccare sulla board o magari ve li rompe l'avversario non potete andare ad evocare specialmente poi il Cittadella dal cimitero, perché il Cittadella si può evocare solo se viene spaccato almeno un mostro terra macchina. Quindi ricordatevi, perché diversamente è la fiera del Trash. Passiamo velocemente al repartino molto piccolo di Entrap, non c'è spazio per giocarne troppe. Io ho deciso di mettere qua dentro due copie di Bell e due copie di Ash, uscite rigorosamente dalla mia stampante, perché mi sono stufato di fare avanti e indietro nei vari mazzi che ho. Questi quattro slot comunque potete tranquillamente gestirveli e giostrarveli come preferite, però qualche Entrap va giocata. Poi passiamo al repartino di magie. Troviamo tre copie di Ridispiegamento Mech. La carta è veramente OP perché ha un effetto modulabile che ci fa anche scartare uno e quindi ci va a levare potenziali brick dalla mano o ci fa parcheggiare anche qua Cittadella al CIMI. Il primo effetto dice che possiamo scartare una carta per aggiungere due Mech con nomi diversi l'uno dall'altro dal deck alla mano. Il secondo effetto dice che possiamo scartare una carta Mech per aggiungere due carte Mech con nomi diversi l'una dall'altra dal deck alla mano. Monocopia di perimetro di difesa Mech. Questa carta in tante build non si gioca neanche, però io l'ho trovata molto utile in questa versione control, perché praticamente dice che quando controlli un mostro macchina grossone di livello 7 superiore, i mostri dell'oppo non possono scegliere come bersaglio i mostri macchina di livello 6 o inferiore che controlli per gli attacchi e non sono neanche bersagliabili con gli effetti delle carte. In più, se uno o più mostri macchina scoperti dai controlli vengono distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta, puoi scegliere come bersaglio un mostro macchina tuo cimitero e aggiungerlo alla tua mano. Super riciclo e una gran protezione contro tutti gli effetti che targettano. Per quanto riguarda le staple, una copia di Call by the Grey, perché ovviamente se possiamo evitare di beccarci qualche entrap ogni tanto non ci dispiace. Per andare a chiudere il reparto magie, tre copie di Extravagance. Ve l'avevo detto che c'era una carta che costicchiava qua dentro e purtroppo c'è Extravagance. È la soluzione migliore della carta che vi fa girare tutto il deck benissimo. Se proprio non è una possibilità mettere dentro Extravagance, potete provare di piazzarla con delle trappole per andare un po' a boostare, diciamo, quello che riusciamo a fare di primo turno anche se non apriamo con una mano fantastica. O per restare proprio in super budget si potrebbe pensare di giocare Riccastro con Iron Draw, però insomma non è che sia proprio la soluzione ottimale. A quel punto secondo me è meglio mettere dentro qualche trappola in più o qualche entrap in più.
Siamo infine arrivati al reparto trappole, dove troviamo tre copie di Super Guida Mech. Praticamente possiamo scegliere come bersaglio un mostro macchina che controlliamo, lo spacchiamo, evochiamo specialmente un mostro mech con nome diverso dalla mano dal deck e se lo facciamo distruggiamo il mostro che abbiamo scelto inizialmente come target. Ovviamente tutto questo va in combo con un possibile cittadella che abbiamo al cimi, oppure ci può far comunque sia girare il mazzo e vedere determinate risorse, determinate carte che vogliamo. Non finisce qua perché possiamo scegliere come target tre mostri macchina bannati e o al cimitero, li rimescoliamo nel mazzo e peschiamo una carta. Ovviamente possiamo fare solo un effetto della carta per turno, diversamente sarebbe molto molto rotta, ma anche così è un aiuto incredibile per il mazzo. Continuando, abbiamo il 2x di Dogmatica Punishment. Targettiamo un mostro dell'oppo, mandiamo un mostro dall'extra al cimi che abbia un attacco pari o superiore al mostro che abbiamo targettato dall'avversario, glielo spacchiamo e poi a seconda di cosa maciniamo potrebbero partire altri effetti. La carta va anche a bloccare il nostro extra, ma non è assolutamente un problema perché da questo extra non calerà quasi nulla. Facciamo uscire mostri da qui veramente molto raramente. 3x di Torrential, non credo che vi devo spiegare cosa fa Torrential, la carta adesso è molto buona. Se la andiamo a tirare bene, stoppiamo turni interi di tanti mazzi. E per andare a chiudere il mazzo, troviamo il 2x di Trucco Trappola, che ci aiuta a velocizzare il mazzo e soprattutto ci fa vedere le trappole che ci servono quando ci servono. Quindi ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il main deck. Non ho purtroppo tutte le carte dell'extra, quindi sicuramente ve lo metterò in questo momento in editing qua in giro, ma non c'è nulla di particolarmente speciale dentro questo extra. Ci sono molte carte che sono i tipici target di punishment, perché vorremmo sempre nel limite del possibile, anche dopo aver tirato un extravagance, avere qualche cosa per poter risolvere la punishment e spaccare più di una carta. Giochiamo qualche Xyz utile, come può essere ad esempio il cannone Lib, ma non sono assolutamente obbligatori se volete risparmiare qualche cosa. C'è anche qualche link generico, ma l'unica carta davvero utile, secondo me, e che oltretutto andremo a calare spesso con il mazzo, è Ingranaggio Gigante X, che possiamo decidere di giocare in svariate copie, si può giocare in 2x o in 3x, ma che è una carta davvero incredibile da mettere sulla board perché ci aiuta a ciclare risorse e lo possiamo calare con una facilità assurda. Ovviamente non sarebbe un video di profile senza le obbligatorie mani di prova, ne facciamo un paio. Piccolo disclaimer, ovviamente un mazzo contro, quindi da un deck contro, ragazzi, non vi potete aspettare delle board esplosivissime, però il deck funziona abbastanza bene e probabilmente vi lascerò anche qualche replay che ho registrato l'altra sera con Matteo, anche se ci sono un paio di giocate questionabili, però vi fanno vedere quanto può grindare effettivamente il mazzo su svariati turni. Fusoliera, Fortezza, Colpa di Grave, Incursore e Ridispiegamento. Direi che non c'è male, è assolutamente una buona mano. La giochiamo un secondo, dai, tanto per darvi un po' un'idea di quello che vorrebbe fare il mazzo nel limite del possibile. Tiriamo Ridispiegamento, scartiamo Mech Fortezza e aggiungiamo due carte Mech con nome diverso. Addiamo Super Guida e Scorta. L'abbiamo addato, quindi ci parte anche l'effetto di scorta, lo possiamo andare ad evocare specialmente e possiamo poi andare a mandare anche un mostro mech al cimitero e ovviamente lo facciamo subito. Facciamo toccare a Cittadella il cimi prima possibile. Evocazione normale di Fusoliera ci dà la possibilità di aggiungere un mostro mech. Addiamo Risvendicatore. Loro due calano Gear Giant. Stacchiamo materiale per aggiungere un mostro macchina piccolo, che a seconda dei gusti in questo momento può essere deposito o un altro Fusoliera. Io sinceramente aggiungerei un altro Fusoliera. Poi effetto di Incursore Hero, scartiamo Risvendicatore che tanto ricicleremo più avanti nella partita e lo caliamo in special. Settiamo una carta, diamo il Colpa di Grave e passiamo così. Potrebbe non sembrare una super board, in realtà siamo impostati molto bene anche così. Per prima cosa facciamo partire l'effetto di Incursore, quindi evochiamo specialmente un mostro mech piccolino dal mazzo, che sarà il nostro Possess Deposito, e ci andiamo a rompere Incursore. Effetto di Possess Deposito, effetto di Cittadella, quindi Cittadella entra special perché abbiamo spaccato un macchina terra, e Possess Deposito ci andrà a reburnare un mech che avrà l'effetto non attivabile durante questo turno, ma non ci importa assolutamente, e quindi reburneremo il Fortezza. In più abbiamo Colpa di Grave in caso non l'abbiamo dovuto tirare prima, Super Guida e molto probabilmente lo andremo a fare sul Possess Deposito per specialare magari spaccametallo. Parte effetto di spaccametallo, possiamo aggiungere qualche cosa che sceglierà randomicamente l'oppo. L'avversario dovrà casualmente scegliere uno fra questi, mettiamo che casualmente scelga Incursore e così siamo super apparecchiati sul tavolo. Abbiamo due carte in mano, possiamo in qualunque istante spaccare la board dell'oppo, c'è Colpa di Grave. Se sopravviviamo con tutta la board intera che abbiamo adesso, eccezione fatta magari per Fortezza o spaccametallo che probabilmente avremo rotto per
esplodere tutto quello che c'è sul campo dell'avversario. Il turno dopo avremo pescato Punishment, potevamo andare a staccare uno da ingranaggio per andarci ad aggiungere Rilascia Scorta, perché vi ricordo che ingranaggio gigante può aggiungere anche dal cimitero, quindi aggiungiamo lui, entra in special, ci va a mandare giù un'altra copia di Cittadella. Ci potremmo normalare tranquillamente Fusoliera, Fusoliera ci fa aggiungere uno, qualunque, mettiamo che magari mi addo un possess deposito. Qui si può continuare col discorso degli Xyz, e capite anche voi che insomma se il mazzo viene lasciato giocare genera un quantitativo di risorse che è fuori di testa. Avremmo in teoria da riprendere anche il Risvendicatore quando andiamo a rompere qualche cosa in battle, sono 1200 punti di danno in più, c'è un Cittadella che può ribornare, può fare davvero tantissimo questo mazzo. Eccoci qua alla sezione delle considerazioni finali, l'ho già ripetuto tantissime volte in queste settimane, ma il deck mi ha sorpreso, non mi aspettavo che riuscisse a cavarsela decentemente adesso, e invece convince, non fa delle giocate spettacolari o non apparecchia sul tavolo 80 negazioni, ma è un mazzo solido con delle giocate forti quando le possiamo effettivamente fare e quando riusciamo a risolvere gli effetti importanti del mazzo, e che soprattutto ha un grind game e un riciclo di risorse assurdi, veramente assurdi. Se sapete pilotare il mazzo, praticamente tutti i turni potete andare a riciclare dalle 2 alle 3 carte tranquillamente, fra gli effetti della trappola, gli effetti dei vari mostri che reborano da cimi e tutte le altre carte che avete visto durante la profile. Come ho già accennato svariate volte, ci sono comunque tante versioni di questo mazzo, questa non è assolutamente l'unica. Oltre a quella control, potreste pensare di giocarlo con il reparto training Infinitrack, potreste pensare di giocarlo forse anche con Orcus, ancora dovrebbe essere una strada praticabile. Quindi, se siete interessati al deck in generale, vi consiglio di testare un po' tutte le versioni e poi decidere su che cosa orizzontarvi. Detto questo, come sempre, se vi va, fatemi sapere qua sotto nella sezione commenti cosa pensate del mazzo, sono sempre tutti apprezzatissimi. Io vi lascio alla sezione replay, vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ciao!